Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come realizzare un make-up perfetto per intensificare gli occhi blu o azzurri, anche se in realtà il make-up è molto semplice e naturale e può andare bene anche per le altre tipologie di occhi. Ma perché ho scelto proprio gli occhi blu? Perché come vedrete oggi non ho i miei soliti occhi verdi, ma ho delle lentine colorate blu. Questi sono i miei occhi naturali e poi questi sono gli occhi con le lentine. Sono lentine Ador di un brand che vende lenti a contatto cosmetiche o anche correttive colorate che durano 3 mesi. All'inizio ho avuto qualche difficoltà ad applicarle perché non sono esperta, non le ho mai applicate, ma poi devo dire che ho preso la mano e il risultato mi piace anche abbastanza. Fatemi sapere cosa ne pensate. E poi, se mi conoscete già, sapete che in questo video ho anche fatto un altro cambiamento perché ho tinto finalmente i capelli di nero. Chi mi segue su Instagram, che dove mi trovate come Rossi Makeup, lo sa già. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa novità. E niente, vi lascio il video. Iniziamo subito, eccomi struccata. Come base per l'ombretto applico Painterly di MAC. Vi ricordo che trovate tutti i prodotti che ho utilizzato nell'info box. C'è un link che rimanda al mio blog con tutta la lista. Questo è un ombretto in crema che serve a neutralizzare le venuzze, le discromie della palpebra e fa anche come base per l'ombretto. Poi applico un ombretto in polvere, questo è della MAC Patina, color champagnino su tutta la palpebra mobile. Io in questo caso avevo già realizzato la base con il fondotinta Prolonguer di MAC e intensificato, diciamo definito le mie sopracciglia con la mia solita matitina di pupa che mi piace tanto. Poi con un pennello da sfumatura faccio una sfumatura color marroncino freddo nella parte esterna, nella piega dell'occhio. Poi applico un colorino grigino della Inglot, lo applico con un pennellino a penna giusto nella piega esterna dell'occhio e poi lo vado a sfumare. Questo dà tridimensionalità allo sguardo. E poi vado ad applicare un color brillantinato, sempre champagnino, ma è veramente molto molto carino, della palette Different di Mulac. Mi dispiace tanto perché in video non rendono questi colori glitterati, ma questo dal vivo è veramente veramente stupendo. Lo applico su tutta la palpebra mobile. Poi ecco il pezzo forte. Il metodo per intensificare l'occhio è applicare un ombrettino nero opaco lungo la rima palpebrale come se fosse un eyeliner, poi da sfumare, quindi con un pennellino a penna, un pennellino di precisione molto sottile, applicate questa, diciamo, linea di eyeliner e poi la sfumate bene verso l'esterno. Prima quindi fate questa sfumatura e poi con un pennellino angolato andate a picchiettare proprio una riga tra le ciglia, come se fosse proprio un eyeliner, e sfumate ancora un pochino. E questo veramente cambia proprio ogni tipo di trucco. Poi passo, metto in stand by gli occhi e passo momentaneamente al viso. Correggo le occhiaie con questo correttore che veramente adoro e poi picchietto il tutto con la spugnetta Beauty Blender, che sì, anche questa volta non l'ho ancora cambiata, ma non sono ancora passata da Sephora. Poi applico un illuminante di MAC. Sembra una cavolata questo passaggio, ma vi assicuro che fa la differenza. L'illuminante fa veramente la differenza. È in realtà un correttore illuminante che veramente mette in risalto queste zone del vostro viso. E poi fisso il tutto con la cipria, la mia preferita di Elf. Vi avevo detto che forse non la vendevano più, ma in realtà non esiste più il brand, il sito italiano, ma esiste ancora quello inglese da cui compravamo tutti tanti anni fa, prima che esistesse, che mettessero il sito italiano. E niente, quindi
Poi passo l'eyeliner, io tiro un po' l'occhio quando trucco me stessa perché altrimenti non riesco, anche se poi sugli altri mi trovo meglio a non tirarlo perché ovviamente si vede meglio la linea che fate, però su me stessa preferisco fare così. Poi prendo questa splendida matita di MAC che è Teddy, è un marroncino molto carino, se passate da MAC vi consiglio di dare un occhio perché sta veramente bene, secondo me quasi a tutte le tipologie di occhi. La sfumo, la applico nella parte esterna e poi potete anche sfumarla un pochino con un pennellino di precisione. E poi altro passaggio che sembra una cavolata, ma anche qui è un passaggio molto importante. Applico un illuminante, in questo caso è un ombrettino nylon di MAC, nell'angolo interno dell'occhio. Anche qui, vi dicevo, sembra un passaggio inutile, ma in realtà fa la differenza questo tocco luminoso proprio nella parte interna dell'occhio. Ebbene, finiamo il trucco occhi con il fantastico mascara di Mula, che se volete potete mettere anche le ciglia finte. Andiamo al viso. Innanzitutto tolgo l'eccesso, se è caduto un po' di polvere, qualcosa, con il pennellino sporco di cipria. E poi prendo Harmony di MAC e vado a fare il contouring, quindi scolpisco il mio viso applicando la terra sotto gli zigomi, ai lati della fronte, nel mio caso anche lungo la mascella un pochino e ai lati del collo, però non contenta vado a scaldare l'incarnato con la mia palette preferita di Pupa per il contouring. E poi vado col blush, prendo un blush rosato, questo è Pinch o Peach di MAC, lo applico sugli zigomi, ma non contenta, anche in questo caso, vado ad intensificare il colore con un blush molto bello, è Melba, sempre di MAC, che dà un effetto veramente molto intenso e molto d'effetto, però se volete potete anche sfumarlo un pochettino con il pennello, anche in questo caso sporco di cipria, o con la vostra beauty blender. Ritorniamo alle sopracciglia, le fisso con questo mascara in gel di Pupa. Questo mi darà un effetto più ordinato e le sopracciglia staranno in ordine tutto il giorno. E poi come illuminante riprendo la palettina di Pupa, che non uso quasi mai perché usavo come illuminante, perché usavo un ombretto di Inglot. Però in realtà oggi l'ho provato perché l'ombretto è finito e devo dire che mi piace molto, è discreto però bello come effetto. Poi passo alle labbra, contorno il contorno labbra con una matita, questa è In Control di MAC, è molto bella questa matita, e poi riempio il tutto con un bellissimo rossetto rosato della nuova collezione di, non è nuova, è una collezione fissa di Pupa, matte, quindi sono rossetti matte molto molto belli e adesso lo vedrete. Ecco qui, è il numero 012, è un bellissimo color rosato e devo dire che è matte, però non dà alcun fastidio alle labbra, non le secca. E l'effetto secondo me è stupendo anche così, però ho voluto un po' osare applicando il nuovo gloss della nuova collezione di Pupa. Qui faccio una faccia un po' spaventata perché l'effetto è molto strong, quindi vado a picchiettarlo un po' con le labbra e poi applico anche un gloss trasparente sempre di Pupa della collezione standard. E niente, questo è il trucco finito. Se vi piace mettete un mi piace, lasciatemi un commentino per farmi sapere cosa ne pensate, aggiungetemi su Instagram, mi trovate come Rossi Makeup, e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao! Muah!